Buonasera a tutti, buonasera, sono Mirko Cortini e siamo a un'altra trasmissione di che cosa stiamo parlando, col punto interrogativo, e oggi pensavo ci sarà un ospite che ci aiuterà a capire di che cosa stiamo parlando appunto. E è caduto per caso che oggi, io non lo ricordavo, non lo sapevo nettamente, che oggi è anche la giornata, oggi 5 giugno 2017, è la giornata mondiale dell'ambiente. E Google lo ricorda con la L con due verde, scritto in verde con due foglioline, quindi un albero. Ecco, allora il nostro intervistato è Luciano Posti, che ci parla da Perugia, da quel di Perugia, dalla provincia di Perugia, esattamente da Fontignano, e dai suoi campi anche, perché è un uomo che figlio di grandi agricoltori, grandi allevatori, ma anche lui ha fondato questa idea, che per ora è un'idea business ma è legata anche a altre cose, che si chiama Eco Cult, quindi ecologia e cultura, e sono un binomio veramente potente, importante, e quindi mi lego a questa giornata mondiale dell'ambiente. Ma il discorso che io volevo fare era un'altra celebrazione che è stata fatta 8 giorni fa della giornata mondiale, anche lì, della biodiversità. La biodiversità, quindi il bio, il biologico, il perché, il quando, e di questo ci parlerà Luciano. Io mi limito appunto a riportarvi quello che trovo qui in diretta adesso su Google, che sono andato ad aprire la pagina. Sui social ci possono condividere immagini sotto l'hashtag cancelletto with nature, per intenderci, with nature, per creare un enorme album fotografico della Terra. È stato già fatto, però è rilanciato, perché i social sono veramente potenti in questo senso, e il signor Sides lo sa bene. Giornata mondiale dell'ambiente, ecco, cioè, sui social ci sono cose interessanti. La prima che viene riportata è questa che dice così: questa è la prima generazione umana, cioè la nostra, che non conosce alimenti genuini e il mare pulito. Ci sono due gabbiani, un papà e il figliolo, e il piccoletto dice: plastica again, ancora plastica. Insomma, ecco, la plastica, io mi ricordo il Moplen, vengo da lì, insomma, negli anni 70, l'industria del Moplen, della plastica, che ha cambiato le nostre abitudini sicuramente, ma ha anche fatto un po' di danni attorno a noi. E quindi mi riporto addirittura Papa Francesco, che sottolineo, chiocciola Pontifex, con la lineetta inferiore, .it, quindi ci dà da credito, insomma, e lui è il vescovo di Roma, quindi italiano, insomma, it.it, e quindi lui ci riporta questa cosa che non può non essere condivisa, perché la grandezza e la potenza della Chiesa cattolica italiana romana è proprio questa di trovare le parole giuste che possono toccare tutti. Non dimentichiamo mai, dice il signor Bergoglio, preferisco chiamarlo Miro, Papa Francesco. Sì? Miro, sì? Sono. Mi senti? Dimmi. Riporto solo questa cosa qui, poi ti faccio le domande. Ok? E finisco. Va bene, no, perché non so se abbiamo un paio d'ore, 3 ore, quanto? Lo so, invece bisogna riprendere. Io mi sono allargato un po', dai, perché ho legato questa cosa qui della giornata mondiale dell'ambiente. Riporto solo questa cosa qui: non dimentichiamo mai che l'ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l'umanità e responsabilità di tutti. Bene, sono 45 anni che esiste questa celebrazione, dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, quindi dal 72, da quando ero un ragazzino, è stata fatta da un'assemblea, conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano a Stoccolma,
che approvò tre documenti non vincolanti: la dichiarazione sull'ambiente umano, che fissa 26 principi, linee guida, un piano d'azione per l'ambiente umano, quindi l'ambiente antropico, quindi l'antropizzazione dell'ambiente e tutti i discorsi che ci possono andare dietro. Abbiamo capito che con Luciano che questo tema potrebbe diventare esplosivo e aprirsi molto. E la terza cosa, riporto, una risoluzione contenente questioni istituzionali e finanziarie, e che qui che casca l'asino, insomma, perché se non ci sono i soldi abbiamo voglia di fare discorsi sull'ambiente pulito e quant'altro, e se non si investe in questo senso. E quindi in specifico Luciano è stato chiamato perché con il suo progetto che sta portando avanti lui sta facendo un lavoro diretto dal basso, salvando una pianta, una pianta arboricola e fruttifera, e poi ci dirà lui perché e che cosa vuol dire e che cosa c'è dietro. E quindi lui ci può raccontare qualcosa sulla biodiversità sicuramente in maniera approfondita, perché lo tocca con mano queste cose direttamente, e oltre a leggersi anche la letteratura di riferimento. Io in specifico faccio solo due piccole domande aperte, che sono queste. Uno è legata al discorso delle mode che ci sono un po' dietro al biologico, alla biodiversità, appunto, a questa moda del biologico, che porta a certo la cultura del cibo sano è una cosa fondamentale, però poi esistono le piogge acide, quindi su questo poi casca l'asino, insomma, i signori vegani devono e i signori macrobiotici devono poi tenere conto di questo fatto, insomma, che uno può cercare di fare le cose più pulite, più sane, più belle, più autoctone, più legate al territorio, però insomma le piogge acide arrivano dovunque, quindi su questo poi c'è un discorso appunto globale importante. L'altra domanda è appunto sempre legata al discorso dell'alimentazione, quindi parlando da consumatori, insomma, noi che siamo qui a cercare di affrontare questo tema, legata al discorso non è cosa mia, non è farina del mio sacco, ma l'ho letta su Noi Consumatori, che è il giornalino della COP, la COP Italia la conosciamo tutti, soprattutto nel territorio coperto da Radio Science, cioè quindi dal Trentino alla Romagna, per intenderci, dove parlavano in un articolo molto interessante del cibo vissuto quasi come farmaco. Allora, adesso mi sembra un'esagerazione. In questo senso ricordo e riporto, Luciano lo saprà, avrà letto, tutta la campagna che COP ha fatto su per esempio appunto combattere la produzione di dolciumi con l'olio di prodotti con l'olio di palma. Stati primi, la COP tra i primi comunque a rifiutare questo, perché porta dei danni alla salute, pare, questo olio di palma, che lo trovavamo fino a un anno fa circa in tutti i biscotti che ci beviamo con il caffè latte al mattino, tutti quanti noi. E, però ecco, il contraltare di questo è che, notizia di 2 giorni fa, il signor Ferrero, cioè la grande multinazionale Ferrero, che è una multinazionale ormai, credo, che produce la Nutella, prodotto che rischia di arrivare ai numeri della Coca-Cola, insomma, invasi il mondo, viene prodotta con l'olio di palma, e però una causa con una grossa industria dolciaria, che adesso non ricordo il nome, belga, hanno perso per un discorso di pubblicità comparativa negativa che non può essere fatta, perché praticamente, insomma, dicevano che la Nutella fa male perché contiene l'olio di palma. Ecco, su questi discorsi qua io lascio la parola molto volentieri a Luciano, che ce l'ha imposta dal suo punto di vista. E quindi lo ringrazio Saius, e lascio la parola a Luciano Posti di EcoCult.
vi saluto e ci vediamo, sì, sentiamo alla Miro. Prossima, allora, ciao. Noi ci conosciamo bene e per quanto ci conosciamo, certo, bene, so che se dovessi seguire la traccia che mi ha fatto Miro, siamo qui per 2 mesi e non, sicuramente non stiamo a... Quindi segui un'altra traccia, ok, siamo... le tue orme. Sì, segui le tue orme. No, non dico perché il suo soprannome è anche Lupo, quindi ma, segui, diciamo, le tue orme, Lupo. Nemmeno la metà. Bene, per quanto mi riguarda, cioè nel senso che poi io, certo, istintivamente sarei anche peggio di Miro, cioè nel senso che se mi date un argomento sul quale, insomma, ho delle esperienze o delle cose da dire, poi istintivamente diventeresti tranchante, infatti. Allora, no, e poi è perché è un argomento talmente vitale, pieno di articolazioni, che non può essere trattato in modo marginale. Certo. Come diceva Miro, no, io, ma il taglio è anche ecco, poi lavorando è ora quello come, che ci ha sempre detto, l'ironia è tale della vita. Quindi io ti invito a questo, ti invito a notte, lo so. Quindi dai, no, vedi un po' te come vuoi affrontare. Sì, sì. Prego, sì, scusami. Quindi, lavorando come guida turistica, interessandomi anche di molti altri aspetti culturali, nel senso di quello che viene inteso oggi come cultura, proprio come produzione artistica, quindi letteraria, poetica, teatrale, eccetera. Sono riuscito, diciamo, a focalizzare un po' quella che è stata un po' tutta la mia esperienza vissuta fortunatamente in vari ambiti e, diciamo, l'attuale esperienza lavorativa in quello che secondo me oggi dovrebbe essere l'attenzione massima in cui le persone dovrebbero concentrarsi. Bene. E proprio perché stiamo parlando di un discorso, come dicevo prima, vitale, cioè che riguarda la nostra sopravvivenza attuale e delle prossime generazioni. Non scherziamo su questo. Per fare questo è necessaria la conoscenza. La conoscenza, diciamo, non diciamo esatta, ma più approfondita possibile di tutti gli argomenti, sì, che stiamo trattando. E come primo punto che devo rimarcare è la grande disinformazione che sta avvenendo non solamente sul web ma da tutte le parti, insomma, che apparentemente viene fatta da persone che sembrano interessate a delle esigenze vitali come siamo noi, ma se uno va a scavare bene poi dietro c'è tutta una serie di altri interessi che qui non stiamo a trattare perché, come dicevo, ci vorrebbe troppo tempo. Il progetto mio nasce da, come diceva Mira, un'esperienza personale che è quella di da quando sono nato, quindi figlio di coloni, poi di agricoltori, allevatori, fortunatamente in una zona in cui si coltivava e allevava di tutto, cioè perché il centro Italia, dall'olivo alla vite, alle vacche da Sacchianina, ai maiali cintasenese, galline, cioè praticamente mamma ho conosciuto l'allevamento e la coltivazione di quasi tutte le varietà che si coltivano in Italia. In un periodo, quello che va dagli anni 60 in poi, in cui è avvenuto quel cambiamento in Italia epocale, non è una parola che uso impropriamente, proprio, cioè è stata proprio la rottura tra quella che era l'agricoltura cosiddetta di rotazione all'agricoltura industriale. Questo ha sconvolto praticamente tutto quello che era l'equilibrio naturale. Equilibrio è la parola chiave. Nel corso dei millenni l'uomo, tramite varie fasi vitali, eccetera, cioè, aveva sviluppato
fino a raggiungere il massimo nel XVI-XVII secolo con la scoperta proprio della rotazione, quella che era la possibilità di sfruttare il territorio con metodi del territorio stesso, cioè nel senso, se uno voleva fare un seme, diciamo una pianta, massimizzare la produzione di una pianta e fare eccetera, che faceva? Prendeva due semi, li accoppiava tra loro in modo, cioè come avrebbero fatto in modo casuale due semi che si fossero incontrati naturalmente in natura. Certo. E quindi diciamo usava dei metodi che la natura stessa usava negli anni, da prima degli anni diciamo dei 50-60 del secolo scorso. Tutto questo viene sconvolto, non si usano più metodi naturali in agricoltura, si usano metodi che vengono dall'industria, industriali, di sintesi cosiddetti, per cui il terreno viene specializzato, le piante vengono riprodotte per esempio non per semi ma per talea, per farne tutte piante uguali, tutte che finiscono allo stesso modo, cioè vengono fatti tutta una serie di procedimenti che non esistono in natura. La natura stessa reagisce in modo, cioè prima tentando di equilibrare la cosa e poi diciamo sviluppando tutto quello che può sviluppare in questi casi, cioè nel senso, se tu metti una pianta che non esiste in un certo territorio e assorbe certe sostanze dal terreno, questo terreno poi non ha più queste sostanze eccetera, su questo terreno non cresceranno più le piante che crescevano prima, cresceranno delle piante diverse, sconosciute, e che altereranno per sempre l'equilibrio di quella zona. Quindi dicevo anche rottura sì, ma anche oggi disinformazione, perché per esempio sento dei naturisti, biologi eccetera, che dicono ok, allora coltiviamo il farro, poi vedo che in Sicilia vocano 150 ettari di terreno che loro considerano naturale per produrre il farro eccetera, ma in realtà l'uomo aveva modificato quel terreno togliendo il bosco, quindi tu adesso per coltivare il farro diciamo hai inaridito un terreno che una volta era boschivo, assorbiva dell'acqua, contribuiva al fallo, cioè c'è tutto un sistema di diciamo è naturale, ecologico, un equilibrio che molte volte non è conosciuto nemmeno dai moderni naturisti o quelli che credono gli appassionati del bio, insomma gli appassionati e i portavoce del bio, certo. Per intenderci, allora dicevo, ecco questo vabbè, quindi per dirvi insomma che si potrebbe parlare diciamo molto di questo tema, ma il progetto mio, certo, è proprio questo, cioè in un certo senso è prima di tutto diciamo un'esposizione storica, cioè far vedere com'è possibile coltivare e avere un anche ritorno economico dall'accoltazione, all'allevamento eccetera, rispettando i meccanismi naturali e la possibilità della natura stessa di rinnovarsi. Questo è possibile nel caso mio specifico, salvando, raccogliendo tutte quelle che erano le specie diciamo che una volta venivano utilizzati in agricoltura con questo sistema, quindi frutta, teoricamente anche animali, anche se non ancora sono arrivato, eccetera, ma cereali particolari, eccetera. Nel caso mio, per esempio, sto riscoprendo alcune piante particolari che tra l'altro diciamo sono presenti in Italia dalla post glaciazione, dall'ultima post glaciazione, no? Perché durante le glaciazioni praticamente veniva distrutta la fauna di un certo territorio, poi quando i ghiacci si ritiravano ricominciavano a rinascere delle piante i cui semi arrivavano tramite uccelli dall'Africa, dal Caucaso e da altre parti, e prima le querce e poi altri alberi e altre cose ricominciavano a crescere sul territorio. In Italia diciamo tutto quello che noi vediamo oggi come flora praticamente ha origine
4-5 mila anni fa. Perché prima, ecco, come dicevo prima, le latifoglie, diciamo classiche, tipo le querce, le lecce, eccetera, che stanno su un territorio, diciamo, quasi naturalmente, poi vengono integrate da tutta una serie di piante, eccetera, che vengono trasportate dagli uccelli, praticamente. Non solo, da 4-5 mila anni fa, in cui questo avveniva naturalmente, poi è avvenuta anche quella che è stata, come dicevo prima, l'integrazione umana, cioè popoli tipo il popolo etrusco che porta delle specie dall'Anatolia, dal Caucaso, eccetera, nella parte, diciamo, meridionale del Mediterraneo, e poi risalendo su per l'Italia, mano a mano, insomma, che seguendo poi quella che è l'evoluzione climatica, cioè lo scioglimento dei ghiacci, e ripopola questi territori con una flora che vediamo noi attualmente, e quindi tutti gli alberi, per esempio, da frutto, a partire dal i primi, che sono quelli che sto riscoprendo io, che sono, diciamo, i predecessori delle prugne, delle cerase, scusate il termine latino, cerase, sono le ciliegie, ma molti italiani ti ascoltano, hanno capito, anche in italiano questo. Poi mele, pere, eccetera, cioè vengono realmente portate dai popoli che risalgono dal sud del Mediterraneo, non tanto dall'Africa, ma quanto dalla parte est, diciamo, quindi Caucaso, Turchia, cioè Anatolia e la zona, sì, diciamo, Turchia, culla dell'umanità, non solo le persone, ma tra anche le specie e i popoli. Ecco, queste specie, che succede? Che insieme proprio all'opera fisica umana che rimodella il territorio, che l'Italia era al 40% paludosa, e nel corso dei secoli, a partire proprio dagli Etruschi, poi i Romani e poi i frati, i monaci medievali, eccetera, hanno veramente bonificato tutte quelle paludi che sono andate. In mio c'è la Chiana, tutta la palude della Chiana, l'antico lago, che è il tuo territorio, no? Del Fusino, il tuo territorio. Ma sì, ma l'Italia era tutta così, era tutta una palude, c'era, certo, tutta, diciamo, la presenza di acqua dolce nel territorio, nel fondovalle. Quindi, per esempio, alta disinformazione. Quando oggi sento gente che si oppone a costruzioni di dighe, di cose, eccetera, dico: ma di cosa stiamo parlando? Cioè, praticamente di cosa la diga parlando, propone appunto quella che era la presenza dell'acqua dolce prima che l'uomo trasformasse il territorio. Cioè, io molte volte mi astengo da controbattere ad alcune persone, perché proprio quasi inorridisco, cioè proprio sull'ignoranza assoluta, ma anche i laureati, cioè anche i laureati in agricoltura, in queste materie, insomma, sono degli ignoranti spaventosi. E quindi, ecco, diciamo, riproporre queste piante, eccetera, che avevano contribuito a far sì che l'uomo si era adattato lui alla natura, cioè aveva fatto delle coltivazioni che andassero bene per il clima, per i cambiamenti anche climatici naturali, per quanto riguarda proprio la possibilità del terreno di rinnovarsi, eccetera. Per cui, non so se tutti lo sanno, ma sarà raggiunto, diciamo, il picco massimo. Forse no, ti ringraziamo che ci dici tutte queste cose importanti. Con la rotazione agricola, cioè nel senso che si tenevano i terreni per 3-4-5 anni a prato, con leguminacee che arricchivano il terreno di sostanze che prendevano dall'aria, dalle piogge, dallo scioglimento delle rocce, eccetera, quindi li fissavano nel terreno, sì, seguiti da 1-2 anni di cereali. Molte volte si alternava anche un anno di colture intensive, quali, che non so, il mais, a partire dal 1700 o altre piante, eccetera. Comunque, ecco, c'era una rotazione di circa 7-8 anni in cui il terreno poi ricominciava a riprendere queste sostanze dalle leguminacee, eccetera, e
in questi stessi terreni si alternavano le colture estensive con la colture arboricole, cioè tutto il territorio italiano era costellato dai cosiddetti filari, cioè non c'erano come adesso delle estensioni, che non so, di 100 ettari liberi, c'erano dei filari di viti, di olivi, di frutti, eccetera, che si alternavano nei territori in una stanza di 20-25 metri, contribuendo proprio a quella che era anche la diversità culturale, oltre che la diversità. Ecco, arriviamo al nucleo del discorso, la biodiversità. Grazie, continuo pure. Parliamo oggi. Sì, dimmi tu, adesso interrompimi tu perché no, ma infatti direi che siamo arrivati al davanzale di un grande e bellissimo paesaggio che ci stai raccontando tu, però ci fermiamo perché a questo punto, se la trasmissione avrà un po' di successo, Rosario ce lo dirà, se lo sai ce lo dirà, lo ampliamo, lo approfondiamo e lo specifichiamo meglio. Per adesso abbiamo fatto un po' un discorso a braccio, no? Davvero, vi garantisco che questo è. Sì, sì, ringraziamo molto il nostro ospite. Dimmi pure, Luciano. Sì, nel senso che poi ecco, è una specie di cappello, è una specie di introduzione a quello che potrebbe essere un discorso e che potremmo sviluppare prossimamente, insomma, ecco. E poi vi certo, ma mio. Può essere, se Moreno, il signor Moreno, Radio Sa, il signor Salvi ci darà ancora credito, non so quanti credit abbiamo, quanti bonus abbiamo ancora, sicuramente ci impegniamo a sviscerare, diciamo, questo argomento, perché questi sono argomenti caldi, cioè dove va puntata molto l'attenzione, il discorso sulla disinformazione, questo è il ruolo un po' anche delle radio web, e ringraziamo ancora sempre Rosario che ci dà questo spazio, ti ringrazio tantissimo Luciano perché veramente sei stato molto preciso, pur essendo anche molto ampio nella descrizione e poi soprattutto questo aggancio biologico, storico, geologico, le cose io nelle altre trasmissioni l'ho sempre detto, sono sempre molto sovrapposte, sono sempre molti ambiti, tu dicevi è un cappello, è un castello direi quello che ci hai illustrato, e un castello, siamo sulla porta, sul portone di un castello. Può darci che l'approfondiamo meglio. Speriamo di aver interessato i nostri ascoltatori. Io vi ringrazio tutti e lascio la parola a Sails e arrivederci alla prossima trasmissione. Grazie ancora Luciano Posti da Fontignano di Perugia. Grazie a tutti, io torno alle mie piante e ci sentiamo alla prossima. Grazie. Perfetto. giustamente, grazie, ciao. Perfetto Luciano, un grazie tantissimo, un abbraccio, a risentirci. Miro alla prossima trasmissione, sì, con te, e diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima, fra due settimane, per un'altra puntata. Chi volesse che questo argomento, insomma, ne approfondiamo questo argomento, benissimo, può farlo scrivendo a info@radiosaiuz.it. Allora, andiamo, prima di mandare la sigla finale, io dico semplicemente, che non l'ho detto all'inizio, che questa trasmissione è andata a rete unificate, quindi siamo presenti sulle web radio del network, che sono Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Modena Noi Radio sempre da Modena e Radio Valdichiana dalla Valdichiana. Ovviamente siamo presenti anche sulla web tv, su Dailymotion, live stream sulla nostra web tv su Facebook e sul sito radiosites.it. Chi si fosse perso l'inizio di questa trasmissione, su Facebook la trasmissione, appena la chiudiamo, è registrata, la può già riguardare tranquillamente. Un caro saluto a tutti quanti, buona sera e appuntamento a questa sera con provvisoriamente i due compari più uno alle ore 22. Ciao ciao.